È possibile apprendere le basi di Photoshop in soli 5 minuti? Ci proviamo in questa nuova lezione. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono sempre Marco Agustoni di Graphigata.com e oggi cerchiamo di imparare i fondamenti di un software tanto complesso quanto articolato come Photoshop in pochissimi minuti. Ma prima di iniziare vi ricordo che a settembre di quest'anno uscirà il nostro corso di Photoshop, il corso di Photoshop targato Graphigata, che si chiamerà Photoshop Startup. Questo non sarà il solito corso per appassionati, hobbisti, fotografi o fotomatori, ma sarà un percorso di formazione specifico per graphic designer, quindi per chi lavora nel mondo della grafica. Abbiamo recentemente aperto una waiting list, quindi qui sotto in descrizione trovate il link per registrarvi gratuitamente alla lista d'attesa. Essere all'interno di questa lista vi permetterà di accedere a questo percorso prima di tutti gli altri, quando verrà lanciato a settembre, e vi permetterà anche di approfittare delle offerte che faremo i primi giorni di lancio. Quindi mi raccomando, fate un click qui sotto in descrizione e registratevi gratuitamente alla waiting list. Bene, adesso entriamo nel software e vediamo di imparare i fondamenti, imparare le basi in pochissimi minuti. Allora, prima di tutto c'è da dire che Photoshop è il software più famoso e conosciuto per quanto riguarda l'editing di immagini raster, che sono, per intenderci, le classiche fotografie composte da pixel. Possiamo quindi aprire un'immagine presente nel nostro computer, ma anche creare un documento completamente nuovo attraverso le combinazioni di tasti Ctrl oppure Command N. Qui possiamo definire una categoria nella parte superiore, scegliere un predefinito al centro e creare il nostro documento bianco. Pochi sanno che dentro Photoshop è possibile lavorare con due tipi di documenti. Da una parte abbiamo le tele, che sono singoli contenitori, e dall'altra parte abbiamo le tavole da disegno, elementi contenitori molto simili a quelli che troviamo dentro Illustrator, che fra le altre cose dentro Photoshop permettono di progettare in maniera agevole e semplice interfacce utente per siti web o app. Focalizzandoci sull'area di lavoro, il pannello di sinistra, chiamato pannello degli strumenti, contiene tutti i tools utili a modificare i pixel delle nostre immagini e anche a disegnare. Sì, perché Photoshop, oltre ad essere il programma di riferimento per quanto concerne il photo editing e il photo compositing, è anche uno strumento usato da illustratori ed artisti per disegnare e colorare. Questi due riquadri posti alla base del pannello consentono invece di selezionare facilmente un colore di primo piano da usare, per esempio, per creare delle pennellate, e anche un colore di sfondo da usare come background. I pannelli posizionati invece nell'area di destra dell'interfaccia permettono di compiere operazioni avanzate sui nostri documenti. Troviamo tutta una serie di pannelli espandibili direttamente dal menu finestra, grazie ai quali possiamo personalizzare la nostra area di lavoro. Esiste anche la possibilità di salvare delle aree di lavoro personalizzate attraverso questa piccola icona in alto a destra. Tornando al nostro pannello di sinistra, devi sapere che il tool in assoluto più utilizzato dentro Photoshop è lo strumento sposta, con il quale possiamo muovere, così come dice il nome stesso, i nostri elementi grafici dentro i documenti. Lo strumento selezionerà invece è uno dei tool che reputo più intuitivi per generare delle selezioni e quindi per isolare determinate aree delle nostre immagini. Lo strumento pennello correttivo al volo invece è uno degli strumenti di fotoritocco più comodi per eliminare rapidamente piccoli dettagli o imperfezioni dalle nostre fotografie. Abbiamo poi la taglierina, con la quale possiamo agevolmente ridimensionare il quadro dei nostri documenti. Possiamo sfruttare il pennello sia per creare dei tratti particolari di colore, ma anche, abbinato alle maschere di livello, per rimuovere in maniera non definitiva, quindi non distruttiva, determinate porzioni di un'immagine. Un altro importante e storico strumento di fotoritocco è il timbro clone, che viene impiegato per riportare i pixel da un'area all'altra del documento. Abbiamo poi la possibilità di aggiungere svariati elementi grafici vettoriali come testi e forme geometriche, che fanno sicuramente comodi a chi si occupa di grafica e web design. Un'importante caratteristica di Photoshop riguarda la possibilità di dividere in vari piani, chiamati livelli dentro l'applicazione, un progetto. Questo ci permette di stratificare un documento in tutti gli elementi che lo compongono su vari fogli trasparenti, i quali possono essere sovrapposti e gestiti singolarmente in qualsiasi momento. Possiamo lavorare con molteplici tipologie di livelli: livelli pixel, vettoriali, livelli di regolazione, oggetti avanzati, livelli di riempimento e gruppi. Tipologie di livelli che ho approfondito nel corso Photoshop Startup che arriverà a settembre. Esiste anche la possibilità di associare degli stili ad alcuni livelli, stili che permettono di applicare delle ombreggiature, dei bagliori, dei colori, delle sfumature, dei pattern o degli effetti rilievo. La stessa cosa vale per i filtri.
Quando abbiamo concluso il nostro progetto di Photoshop, lo possiamo poi salvare in diversi formati. Il formato di salvataggio nativo di questa applicazione è il PSD, acronimo di Photoshop Document, tipologia di file che conserva tutte le caratteristiche che abbiamo attribuito al nostro progetto. In altre parole, con il formato PSD potremo archiviare un progetto, salvare un documento mantenendo i vari livelli inalterati. Se invece desideriamo esportare un'immagine in formati compatibili con il web o con i social media, allora possiamo sfruttare la comoda finestra esporta come e salvare le nostre opere in JPEG, PNG o GIF. Insomma, questo è Photoshop, un software molto complesso, un software che contiene tantissime funzioni, molte di più rispetto a quelle che troviamo per esempio dentro Illustrator, e quindi se volete apprenderlo dalla A alla Z fate un clic qui sotto in descrizione, iscrivetevi alla lista d'attesa perché a settembre, come ho già anticipato, rilasceremo il nostro corso completo Photoshop Startup. Bene, direi che per questa lezione è davvero tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like sotto questo video e noi ci vediamo nella prossima lezione.